Emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buongiorno, benvenuti per il nostro appuntamento Crypto Live. Sono Gianmarco Farina, in diretta dalla sala di trading di XTB. Prima di cominciare vorrei una conferma audio-video. Perfetto, grazie Luca. Grazie Marco. Grazie Giancarlo, qualcun'altra? Così arriviamo almeno... Perfetto, grazie mille per le conferme. Prima di cominciare, partiamo dal nostro avviso di esonero e responsabilità nel webinar. Qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione sono forniti sotto forma di commenti generali sul mercato, non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità demo, con finalità educative in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. XTB, il tuo capitale è a rischio, però con XTB hai la negative balance protection, quindi non potrai mai andare in negativo. Passiamo subito alla nostra piattaforma, dove andiamo ad analizzare un poco le nostre criptovalute disponibili, dove vedete qui che già ho preparato i 5 grafici in una sezione, una piccola sezione. In questo caso già abbiamo Bitcoin, abbiamo Ethereum, Dash, Ripple e Litecoin. Vediamo ora questa un po' una rimonta che c'è stato in questi ultimi giorni da parte del Bitcoin, che dopo i rumors di nuovo ritorno una nuova milestone raggiunta dal Bitcoin, che ha raggiunto i 17 milioni di monete. L'ultima notizia del genere era quando era arrivato ai 16 milioni a novembre, e ricordiamo tutti cosa è successo nel mese di novembre e dicembre con Bitcoin, che erano arrivati a quota a 20.000 dollari per Bitcoin. Ora vediamo, qui abbiamo fatto una piccola analisi nei giorni scorsi, dove vediamo qui una formazione di questo triangolo abbastanza lampante, con base solida sui 6.600, dove è stato rotto ma immediatamente recuperato praticamente il livello di supporto. In questo caso abbiamo avuto la rottura proprio in questo momento qui, il 12 aprile, dove vediamo che praticamente la salita è stata praticamente uguale all'angolo dell'angolo retto del triangolo. In questo caso era un triangolo isoscele, però è abbastanza chiaro. Vediamo qui praticamente questa scalata di 1.300 dollari che praticamente è stata ripetuta, in questo caso più o meno della prima salita, la prima spike, fino ad arrivare ora a 9.200, con obiettivo abbastanza chiaro, quello di tornare sopra i 10.000 dollari per Bitcoin. No, Giacomo, sono in Bitcoin, non so cosa puoi vedere. Litecoin è questo qui. Puoi vedere qui, sono tutti e 5 i grafici già aperti, perché la nostra X-Station permette di scegliere un po', di crearsi un piccolo filtro per quanto riguarda tutte le cripto, le azioni, le materie prime, quello che preferisci. Comunque ritorniamo al Bitcoin, dove vediamo qui in questo caso, dopo essere arrivato sui 9.700, è partito un po' un rumors nei giorni passati che l'ex padrone di MT Gox ha praticamente fatto una vendita abbastanza grande di Bitcoin, però non è confermata, è solo rumors, quindi non possiamo praticamente commentarlo perfettamente, non sapendo praticamente la verità. Passiamo anche a questa notizia molto importante che potete vedere nella nostra sezione news: e Binance guadagna più del più grande istituto tedesco, Deutsche Bank, dove ha praticamente superato il beneficio del trimestrale
no, annuale della grande banca tedesca, considerando che la grande banca tedesca è nata da più di 140 anni, mentre Binance è nata solo nel 2017. Difatti si sta anche prospettando una quotazione borsistica nel Nasdaq per quanto riguarda Binance, che sarebbe il primo del suo genere. Comunque, ritorniamo, potete trovare la sezione news, l'analisi di mercato, e qui news, oppure nella vostra X Station è presente le news, ci sono presenti le news più rilevanti, in questo caso le vedete qua, oppure Binance guadagna, che è appena uscita praticamente 40 minuti fa. Torniamo ora comunque nella sezione crypto, passiamo a Ethereum, dove vediamo più o meno gli stessi movimenti perché sappiamo che le cripto sono molto molto correlate. Possiamo quasi avere una correlazione di 1 praticamente. Se una sale, sale anche l'altra. Vediamo infatti che Ethereum ha fatto gli stessi movimenti di Bitcoin, anche forse un poco più rallentati, però possiamo dire, perché è in questa zona dove c'è stato praticamente lo spike del Bitcoin, che era un poco più violento. Su Ethereum è stato un poco più soave, perché vediamo la formazione del triangolo c'è stata anche qui, anche se per romperlo ci ha messo un po' di più praticamente. Vediamo in questo caso così, dove ha prima rotto, poi è ritornato un po' sul supporto sul lato del triangolo, per poi riprendere un po' il volo e ritornare sui 678 dollari, su questo livello 61,8 di Fibonacci, che è un buon punto d'acquisto per quanto riguarda Ethereum, perché possiamo vedere come potrebbe ritornare in questa zona chiave di congestione sugli 880. Vediamo molto più precisamente qui, in questa zona 868, che sarebbe una zona di massimi che ha resistito a gennaio, nel momento del tracollo delle cripto. Passiamo ora a Dash, che ha abbandonato uno dei supporti chiave sui 280 dollari per Dash. Quindi ora lo troviamo sempre sui 487, nella zona 38-50 di Fibonacci. E possiamo anche dire che c'è stato gli stessi movimenti, come commentavamo prima, della estrema correlazione tra le cripto, anche se questo ha fatto Dash ha praticamente realizzato un movimento molto, molto più violento rispetto a Ethereum. Difatti lo vediamo qui, praticamente è salito direttamente di 74 dollari al momento della rottura della resistenza che avevamo identificato come nella linea di trend del Dash, che è abbastanza lampante, possiamo vedere qui. Questa linea di trend ora la andiamo a costruire, così per renderlo un poco più chiaro. Andiamo qui, eccolo qui, praticamente l'ha seguita durante tutto il calo che c'è stato, magari non è molto precisa, ma anzi no, è abbastanza precisa. Vediamo ora che praticamente dopo la rottura di questa linea di trend c'è stato praticamente un po' di movimento laterale di congestione sopra il livello di supporto, per poi rompere praticamente al rialzo e ritornare un po' sui 500 per recuperare parte delle perdite ricevute da dicembre. Passiamo a Ripple, che è ritornata sugli 84 dopo aver avuto uno spike abbastanza importante, quasi ritornando al dollaro. Sugli 86 abbiamo identificato una resistenza molto importante per quanto riguarda Ripple. Una volta rotta praticamente questa resistenza, si può puntare praticamente al dollaro per Ripple di nuovo, quindi si potrebbe prospettare una operazione long per quanto riguarda Ripple in pratica. Passiamo ora a Litecoin, dove Litecoin ha anche recuperato un po' livelli anteriori, ritornando sui 151. Manca ancora tanto per ritornare ai livelli di dicembre sui 300. Vediamo qui al D1, 350. Vediamo qui che possiamo identificarlo anche come un triangolo molto molto grande, però ricordiamo che le formazioni un po' troppo esagerate non difficilmente vengono poi rispettate nell'analisi tecnica.
quindi rimaniamo sempre un po' più cauti e facciamo delle analisi un po' più efficaci, anche se ricordiamo che nessuna analisi ha potuto prevedere praticamente la grandissima salita che c'era stata nel caso di dicembre-novembre, che è stato 200% ogni giorno più o meno. Bene, avete qualche domanda, qualche cosa che può interessarvi, qualche commento da fare sulle cripto? Magari lo riportiamo anche agli altri visitatori. Perfetto, ci domanda Giancarlo di analizzare praticamente un po' l'RSI del Bitcoin. Bene, l'RSI del Bitcoin è abbastanza volatile, di fatti come un po' lo è la moneta. Andiamo qui praticamente possiamo analizzare come c'è una piccola divergenza con minimi crescenti e massimi decrescenti del RSI. Vediamo qui praticamente, anche se ricordiamo, l'analisi tecnica è molto utile per quanto riguarda i Bitcoin ora che abbiamo un po' di storia, però la tendenza è abbastanza chiara in questo caso, quindi non può darci un segnale abbastanza forte. E soprattutto possiamo aspettarci che il Bitcoin potrebbe tranquillamente ritornare sui 10.000 a breve. Rivediamo a livello storico se prendiamo qualche punto di riferimento per quanto riguarda durante la caduta, se c'è stato un momento di resistenza. Ad esempio qui possiamo vedere come si è appoggiato il prezzo sui 9.280. Siamo praticamente in una zona di resistenza, che lo vediamo qui in questo caso, che praticamente è diventata una resistenza, in questo caso è diventato un supporto, mentre qui praticamente si è sviluppata una piccola congestione, anche se molto volatile, che ha avuto variazioni di 1000 dollari, perché è abbastanza chiaro che è una moneta molto volatile, è un asset molto volatile, è la criptovaluta Bitcoin in particolare, ma anche a tutte le altre. Vediamo qui che ora si trova in questa zona. E possiamo aspettarci che se supera il livello di Fibonacci, qui 9542, e conferma la rottura, non praticamente facendo un doppio massimo, quindi un segno M, sarebbe molto meglio rispetto alla linea orizzontale. Non devo metterla, linea trend. Mettiamo qui, se ci fa una formazione ad M, comunque non sarebbe molto utile andare long, perché potrebbe essere rischioso, perché potrebbe esserci una correzione. Quindi identifichiamo questo livello come livello di entrata long in caso di rottura, oppure in caso di praticamente di trova una resistenza, il valore potrebbe cadere di nuovo e ritornare sui livelli di 7750. Quindi occhio quando opererete su Bitcoin in questi giorni, perché potrebbe continuare a salire, ma c'è da ha da superare due resistenze abbastanza importanti: una no sui 9200-9300 e una sui 9750. Una volta superate queste due resistenze, si può tranquillamente puntare a ritornare sul livello di 10.000. Bene. Qualche altra domanda? Perfetto, se è tutto per oggi, sulle cripto, passiamo magari a vedere un po' la nostra piattaforma, dove vedete che abbiamo appena aggiunto l'opzione di basket trading, abbiamo anche aggiunto la sezione di stocks, che sono le azioni reali a prezzo pieno. In questo caso lo vediamo qui, praticamente ho fatto un piccolo filtro di azioni che sto seguendo, e praticamente come potete vedere le azioni abbiamo una grande sulle azioni abbiamo una buona offerta in questo momento, una buona tariffa più che altro di 5 operazioni esenti da commissione fino a un capitale di 30.000 euro. In questo caso è equity, però vediamo per esempio FCA, STC,
Apriamo il grafico prima di tutto. Ci apriamo la nostra calcolatrice dei lotti e vediamo che la commissione praticamente di acquisto delle azioni è 0 euro. Vedete anche il prezzo d'acquisto, il valore nominale che state comprando e il volume delle azioni che si starebbero comprando. Bene, se volete contattarci, questo è il nostro, mio indirizzo mail. Spero che sia stata utile questa overview generale sulle cripto e vi auguro una buona giornata e un buon weekend.